Le lasagne? Io non posso mangiarle, però ho chiesto se potevo fare uno strappo perché così mi si allunga la vita, anche a me. Io credo che sia stata una buona partita. Pordenone ha dimostrato di essere una signora squadra. Pordenone ci ha dimostrato di essere molto squadra e allenata molto bene. Vorrei fare complimenti a Ciocca perché sicuramente questa è stata la squadra che ha meglio figurato, secondo me, al Paradozzo. E quindi non mi sorprende per niente che questa fosse una squadra imbattuta e che noi si sia dovuto fare forse la nostra prestazione più positiva dall'inizio dell'anno. Poi permettetemi di ringraziare la squadra, perché non è facile allenarsi senza dei punti di riferimento, però ogni giorno cresce il concetto di gruppo grazie a questi ragazzi che si sacrificano, si danno da fare e sempre con il sorriso sulle labbra riescono a presentarsi in allenamento superando quelli che sono i problemi, vuoi dell'assenza di uno o dell'altro, ma sempre dei giocatori importanti. Poi quando arrivano in partita anche chi si allena di meno o di più dà sempre il massimo. Dovevamo muovere la classifica, l'abbiamo fatto secondo me contro una squadra la più importante che abbiamo affrontato. Cominciamo a conoscerci meglio e a mettere in campo anche qualcosa di positivo. Non abbiamo pagato troppo sui rimbalzi in attacco, che sono stati sempre uno spauracchio per tutte le squadre che hanno affrontato il Pordenone. Abbiamo purtroppo subito 4 contropiedi nel primo quarto con Ferrari e Zambon. Ci siamo dovuti adattare un attimo. Direi che abbiamo avuto la capacità anche di affrontare i cambiamenti di difesa che il Pordenone ha fatto, grazie alla lucidità dei giocatori che sono stati messi in campo tutti, indiscutibilmente tutti, mettendoci il massimo. Quindi credo che oggi non solo i 2 punti siano positivi, ma sia anche il fatto che siamo convinti che la strada è quella, è questa qui. Andiamo a mettere 2 punti in classifica e quello che succede domani lo affronteremo a partire da martedì. Lasciateci godere oggi questa partita, che secondo me è veramente, devo dire, un grazie ai giocatori che sono stati sempre molto lucidi e molto attenti. Coach, hai parlato di come abbiamo affrontato i vari cambiamenti di difesa di Pordenone. Ho notato che Pordenone ci sono le sue anche convinta. Nemmeno l'allenatore stanca, e manco ci invitano e chiediamo che siamo invitati alla conferenza stampa, come penso sia educazione fare quando si va, in modo che penso che anche gli ospiti, no, ci hai detto 20 minuti, sono stati 3 minuti, quindi non c'è problema. Grazie a stesso, penso che la sportività e l'educazione siano, ma non c'è problema. Grazie. C'è serenità. Se detto 20 minuti, io qua, nessuno mi ha chiamato, non c'è problema, no, io sono così, lui ha detto, ma non c'è problema, sto parlando, quello che ho detto, che da che punto è mondo, si invita, il coach ospita che il mondo è mondo, una conferenza stampa. Grazie lo stesso. Non è molto così, no, va bene, non ci invitano, non neanche le conferenze stampa. Buon, andiamo avanti. Non ho capito, scusa. La buttata della serata. Va bene, allora. Non ho capito qual era la domanda, mi sono solo distratto. Vabbè, dai, non ho sentito la domanda che mi ha fatto, dai. Allora mi dicevi, scusa? Ti aspettavi tanti minuti a zona,
Pordenone ha schierato durante la partita, perché io ho visto tantissima zona di Pordenone, ho visto anche dei momenti in cui la squadra ha fatto un po' fatica ad attaccare questa zona. Noi abbiamo questa settimana, credo che l'avessimo previsto che facessero parecchia zona, noi abbiamo avuto modo di lavorare, mi sembra mercoledì, non mi ricordo, quasi esclusivamente, o giovedì, non mi ricordo, quasi esclusivamente a zona, abbiamo lavorato facendo l'attacco alla zona, giovedì abbiamo lavorato tutto l'allenamento solo con l'attacco alla zona. L'attacco alla zona, non devo dire niente di assolutamente nuovo, è un attacco a una difesa collettiva, dobbiamo giocare di collettivo, non è facilissimo considerando il fatto che per essere collettivi dobbiamo essere capaci di trovarci, e qui c'è stata gente a cui io devo dire grazie, a parte chi c'è stato che non si è praticamente allenato con la squadra. Allora determinati meccanismi, qualche cosa abbiamo fatto bene, ma ci sono anche i meriti degli avversari, che secondo me sono una squadra positiva. Abbiamo fatto qualche minuto, possiamo fare meglio, ma siamo d'accordo, possiamo fare meglio e possiamo sicuramente migliorare. Sì, ma tanto le mie risposte non è che siano molto intelligenti, per cui non perdo un granché, dai. No, vabbè, la prima cosa è se sei d'accordo sul fatto, se sei d'accordo sul fatto che la svolta probabilmente è stato l'ingresso di Iannini. Ma al di là dei meriti e delle qualità di questo giocatore che sono state confermate in più occasioni, però secondo me è ingiusto non pensare a chi ha fatto il lavoro ai fianchi durante quello che il tempo che ha preceduto. Iannini ha fatto il suo, ha fatto bene, sappiamo quello che è, ma mi sembrerebbe ingiusto non considerare che comunque ci sono stati dei momenti e delle situazioni positive anche da parte di Mancini, abbiamo fatto il nostro, per cui che poi si sia verificato che Iannini, utilizzato part time come è doveroso che sia in una situazione di questa fatta, abbia potuto accedere a questa partita, diciamo più fresco, quando comunque gli avversari avevano già speso parecchio, perché si è giocato anche a discreti ritmi. Questo può essere anche un dato di fatto, però ripeto, quello è un momento importante, ma ci sono tanti momenti importanti. C'è stato un momento importante, l'ultimo, il tiro di Zambon, che è stato praticamente obbligato a prendere un'iniziativa quando tutti gli esterni hanno lavorato benissimo a non far prendere la palla agli esterni, giocando forte d'anticipo, e Zambon è rimasto con la palla in mano e ha preso un'iniziativa che è stata quella che volevamo, ossia Zambon che tiri da fuori. Questo discorso ci ha prodotto sicuramente un'utilità, quella è una chiave di lettura di un momento topico della partita, i cui meriti sono sicuramente da scrivere ai nostri esterni, che hanno fatto il lavoro intelligente di anticipo che gli avevamo detto. Quindi tanti momenti, e secondo me è ingiusto trovare una situazione. Hanno giocato 9 giocatori, gli esterni mi sembra che hanno giocato, Sorrentino è in grande crescita, secondo me ha fatto una buona partita quando è stato in campo anche Grilli, ha fatto il suo, mi sembra che nel primo quarto sia stato estremamente positivo Valentini, il capitano non ha sbagliato un colpo, Montano ha fatto bene, è in crescita, secondo me io sono il primo che faccio il tifo per i giovani in assoluto e per Candy in particolare, ma mi sembra che oggi la partita avesse uno sviluppo che non prevedesse l'ingresso, cioè comunque era una situazione che non mi sembra che gli altri avessero demeritato, anzi aveva... Ci siamo? Vi lascio al capitano, grazie.